Sostenere lo sviluppo e l'attrattività del territorio, rafforzare il sistema imprenditoriale locale, valorizzare le potenzialità della città di Matera, nominata capitale europea della cultura per il 2019. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato ieri dal sindaco del comune di Matera, Salvatore Adduce, e dall'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Il protocollo dà il via a una serie di iniziative congiunte che, attraverso il partenariato locale e l'assistenza tecnica fornita al comune di Invitalia, avranno ricadute positive sull'economia, l'occupazione, la crescita dei settori strategici. Invitalia affiancherà il comune di Matera nella valorizzazione di nuove idee e progetti imprenditoriali ad alto potenziale e nell'utilizzo dell'innovazione come leva per rafforzare l'attrattività del territorio, con particolare attenzione alla filiera dei beni culturali, artistici e del turismo. Si tratta di un'importante opportunità, ha detto il sindaco Salvatore Adduce, che mettiamo a disposizione di tutto il sistema imprenditoriale e dei cittadini che vogliono avviare un'attività economica. Si potranno concretizzare di qui a poco tempo occasioni molto positive per investimenti privati, sostenuti tra l'altro da dal sostegno pubblico, che potranno dare effetti positivi e duraturi. Credo che nel percorso di candidatura questa iniziativa sia particolarmente utile. Invitalia gestisce ormai tutte le agevolazioni che il governo mette in campo per i cittadini che vogliono intraprendere, per le imprese, e continuerà a farlo promuovendolo dove, quando e come può, e questa è una circostanza utile perché anche in questa città questo accada. Il secondo livello è immaginare di sostenere la città nel percorso verso la valorizzazione della designazione di Capitale Europea per la Cultura, perché no anche con dei programmi dedicati, con degli accordi dedicati che possano servire a usare bene, meglio e in tempo i denari europei che sono a disposizione.